Ayala ha fermato Cornacchini in fallo laterale, non è riuscito a dare potenza Esposito, peraltro Brivio si era spostato sul primo palo, Brivio che è il portiere di riserva normalmente del Vicenza, ma per tutta la stagione titolare relativamente alle gare di Coppa Italia. C'era stato un accordo preso fra i due portieri, Mondini aveva accettato, magari a posteriori non lo farebbe più, visto come è andata la Coppa Italia naturalmente della formazione di casa. Abbiamo rivisto nel replay il perché di questo calcio di punizione in favore del Vicenza. La battuta di interno destro, Maini, e poi il gol! Il gol ancora di Maini, che è andato a ribadire dopo il suo colpo di testa il primo intervento di taglia la tela. Jimmy Maini per il Vicenza, 20 minuti e 20 secondi del primo tempo e il conto è pareggiato con il Napoli dopo il gol di Pecchia al 21esimo del primo tempo della gara di andata, lo stesso minuto. Esatto, stesso minuto, e come avevo accennato in precedenza era fondamentale per il Vicenza l'ingresso, mentre rivediamo il gol in partita di Maini. Maini era stato soffocato, diciamo pure annullato nel primo tempo di Napoli da un ottimo longo. Maini aveva accusato una flessione in questa parte conclusiva del campionato, nonostante resti un grosso uomo mercato del Vicenza. Maini però ha realizzato questo gol e tra l'altro è il suo primo gol in Coppa Italia. Di Carlo, arriva Bogossian, giù Di Carlo, c'è calcio di punizione. Rivediamo l'intervento netto di Bogossian su Di Carlo. Dodicesimo minuto del secondo tempo supplementare. Servono anche i centimetri nel piazzamento della barriera, taglia la tela. Lopez, Maini, Beghetto, Iannuzzi. Lopez, Beghetto, taglia la tela e arriva Rossi, è Maurizio Rossi. Maurizio Rossi per il delirio del Vicenza. 12 minuti e 50 secondi del secondo tempo supplementare. Indescrivibile ciò che sta accadendo sul terreno di gioco del Menti, i giocatori del Vicenza che si tolgono la maglia. Il gol del Vicenza, taglia la tela, ha tentato di opporsi come ha potuto. E devo dire Gianni che è successo Rossi scatenato. Mentre vediamo Rossi ovviamente scatenato, un episodio molto simile a quello del gol di Maini. C'è stato infatti un pallone non trattenuto sul calcio di punizione da taglia la tela, era capitato in occasione anche del primo gol. Si è avventato sulla palla Rossi e ha segnato. Rivediamo ancora, vedete, taglia la tela, si allunga, non trattiene, non ce la fa. E poi Rossi, probabilmente c'è stato anche un rimpallo pure nuovamente su taglia la tela. Rossi è l'ultimo giocatore che calcia rete. Aveva già segnato un gol in questa Coppa Italia contro la Lucchese. Eccolo qua. L'entusiasmo è veramente incredibile. Trema tutto lo stadio, il pubblico, eccitazione fra il pubblico e i giocatori, ma devono naturalmente tenere la calma. Il Napoli aveva resistito 10 contro 11 dal secondo minuto del primo tempo supplementare. Ora Iannuzzi trova un varco. Iannuzzi palla al piede, esce, taglia la tela ed è il terzo gol. Iannuzzi, una percussione vincente a sancire il trionfo in Coppa Italia della squadra di Guidolin. Iannuzzi al 15esimo minuto e 10 secondi del secondo tempo supplementare. Nel calcio sono importanti le alternative, importantissime le panchine, con tante assenze, con tanti infortuni, fondamentale naturalmente per il Vicenza era poter contare proprio su questi giocatori che normalmente nella stagione non sono stati impiegati. Quindi Rossi, ricordiamo, è stato 2 anni titolare, aveva perso il posto per l'inserimento di Otero come tornante, e Iannuzzi. Iannuzzi è venuto fuori improvvisamente nell'ultimo mese della stagione, un Iannuzzi arrivato in prestito dalla Lazio, è stato freddissimo nonostante la giovanissima età, è un giocatore di 21 anni
freddissimo nel puntare il portiere, mandare la palla in rete e soprattutto proiettare il Vicenza nella storia. E intanto c'è una carica della polizia nel settore occupato dai tifosi del Napoli. Braschi fischia la fine, il Vicenza ha vinto la Coppa Italia 96-97 battendo per 3-0 nella gara di ritorno il Napoli, Napoli che si era imposto all'andata per 1-0.